Il sindaco di Lanciano Filippo Paolini ha tracciato un bilancio nel suo primo anno di amministrazione in una conferenza stampa alla quale erano presenti tutti gli assessori della sua giunta: Paolo Bomba, Tonia Paolucci, Cinzia Amoroso, Graziella Di Campli, Angelo Palmieri, Maria Ida Troilo, Danilo Ranieri. Tanti i risultati finora ottenuti, in particolare sul PNRR. Abbiamo fatto questa conferenza di fine anno perché è stato un anno anche complesso, un anno nel quale ci siamo concentrati sul PNRR, abbiamo partecipato a tantissimi bandi, quasi 6 milioni di euro, lasciando da parte il bando per il quale noi siamo capofila, ma per 14 milioni di euro, ma gestito naturalmente dalla Ecolan. Ecco, un anno impegnativo, un anno nel quale però ho trovato grande entusiasmo, grande voglia di fare, una squadra coesa, una squadra determinata, sia i consiglieri che l'assessore, e una giunta che corre velocemente. Abbiamo fatto oltre 40 delibere in più rispetto all'ultimo anno della precedente amministrazione, e questo entusiasmo è un entusiasmo che ci fa piacere condividere tutti quanti insieme, anche con la stampa, perché non è facile trovare delle amministrazioni con grande entusiasmo che si muovono con grande determinazione nell'interesse esclusivo della nostra città. Il 2023 è chiaro che adesso dobbiamo cantierare tutti quei soldi che abbiamo avuto per il PNRR. E naturalmente abbiamo qualche criticità, tipo il corso sul quale dobbiamo decidere come intervenire, è una piaga che ci siamo trovati ad ereditare, ma ci concentreremo non solo sulla soluzione del corso, ma fondamentalmente su cantierare quelle che sono le risorse che abbiamo avuto dal PNRR. Tra i progetti spicca il recupero dell'ex calzaturificio Torieri. Sull'ex Torieri abbiamo 3 milioni di euro, quindi è chiaro che anche lì dobbiamo provvedere a cantierare. L'avevo detto in campagna elettorale, l'ex cinema Mazzini è un punto di riferimento della nostra città, abbandonato per 10 anni, abbiamo avuto delle risorse, oltre 250.000 euro, ci metteremo anche delle nostre risorse, anche su quello cercheremo di cantierare e di intervenire.